I lampeggianti della polizia, carabinieri e municipale hanno illuminato a giorno la frazione di Quarata. Un violento diverbio culminato con minacce, con coltello e un ferimento. È successo sabato sera ad accendere gli animi di due frequentatori del locale un sorpasso poco gradito lungo la Sette Ponti. Ad un certo punto uno ha tirato fuori un coltello minacciando l'altro. Nella colluttazione, alla quale ha preso parte anche un'altra persona, l'aggressore è rimasto ferito al collo da un bicchiere di vetro scagliatogli contro. Nonostante questo, l'uomo, un quarantenne della zona, ha continuato a dare inescandescenze anche all'arrivo delle forze dell'ordine. Un intervento complicato, visto che l'uomo, in preda all'ira, rifiutava di farsi avvicinare ed urlava. Il tutto è durato circa un'ora. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Alla fine il quarantenne è stato denunciato, dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto abusivo d'armi.